Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6, telegiornale che apriamo parlando di politica. Andiamo a Pescara, nuova seduta di Consiglio Comunale e si punta all'accordo per l'approvazione del bilancio, accordo saltato lo scorso 31 gennaio. Ora il sindaco Alessandrini richiama l'opposizione alla responsabilità pubblica, il servizio di Francesca Romana Testi. Ancora senza approvazione il bilancio preventivo del Comune di Pescara, superato il termine del 31 gennaio che avrebbe permesso l'utilizzo immediato delle casse pubbliche, utili all'indomani della grande ondata di maltempo per mettere subito in opera le operazioni di ripristino della viabilità. Oggi si punta ad una nuova seduta che tenterà di trovare un accordo tra opposizione e maggioranza. Lavoriamo affinché l'abemus papam si manifesti il prima possibile per le ragioni che ha appena esposto, e cioè il fatto che approvati il bilancio comunque parte una programmazione che come primo bersaglio dovrà mirare naturalmente alla manutenzione delle strade così pesantemente incise dal maltempo di gennaio. Tanto per avere un'idea, danni che è una prima stima ammontano 1,2 milioni. Siamo prossimi a definire appunto un accordo complessivo che valga a consentire in qualche modo una votazione su un bilancio che è importante per la città. Resta naturalmente il rammarico di aver scavallato inutilmente la soglia del 31 gennaio con i benefici premiali che sono stati persi, ma è chiaro che noi attiveremo immediatamente dopo aver approvato il bilancio ogni interlocuzione parlamentare per lavorare su una eventuale proroga di questo termine, considerando che noi siamo un territorio in cui la furia della natura si è fatta sentire molto nel mese di gennaio e quindi possono ricorrere le condizioni per una proroga straordinaria dei termini. Invita la responsabilità pubblica al sindaco Alessandrini. L'opposizione aveva tenuto a precisare che la mancata approvazione lo scorso 31 gennaio era motivata dalla richiesta di spostare i fondi destinati ad opere come il mercatino etnico ad altre voci più urgenti per la città. Questo è stato un vessillo ideologico sventolato in nome e per conto appunto di una politica muscolare che ha arrecato, penso, dei danni alla città di Pescara. Il mercatino etnico è una questione senz'altro sensibile, ma risponde ad un'esigenza santificata già da mesi dal Consiglio Comunale, che individua in quella sede, quella del terzo sottopasso della stazione, la migliore allocazione possibile per una questione che esiste. Io penso che la politica oggi non possa affrontare i problemi negandoli, facendo finta che non esistano, figuriamoci poi strumentalizzandoli, ma bisogna dare risposte concrete, e quella è la miglior risposta concreta possibile. Dal Consiglio Comunale di Pescara a quello di Farindola, Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto ieri sera nel piccolo centro dell'area Vestina, proprio in provincia di Pescara, colpito lo scorso 18 gennaio dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Nel corso di questo Consiglio Comunale straordinario è stata votata una mozione per chiedere di mettere in campo azioni per la salvaguardia dell'immagine del paese. Possiamo vedere il servizio di Stefano Recanati. Sindaco, un consiglio comunale molto toccante, all'ordine del giorno un punto molto importante, la tutela dell'immagine del comune di Farindola, che mi fa onore. Sì, c'è molta commozione in tutta la comunità perché stiamo ancora vivendo giorni difficili e chiaramente passare per i colpevoli di turno questo non lo possiamo accettare. Farindola, come ho detto più volte, è la 30ª vittima di questa sciagura, sarà difficile ripartire, sarà difficile dare un futuro ai nostri cittadini e ricreare tutto quello sviluppo che Roberto e la sua famiglia avevano portato su quell'hotel. Non ci stiamo a passare come capri espiatori perché noi vogliamo la verità. Se ci sono delle responsabilità è giusto che vengano approfondite e accertate in sede giudiziale, ma non possiamo subire processi mediatici di cui non siamo assolutamente responsabili. Un passo molto importante del suo discorso è stato proprio quello su Roberto, una persona che dovrebbe essere ricordata da tutti perché ha portato a Farindola veramente tanto amore e posto di lavoro per tutti i giovani ragazzi. Roberto è stato un luminare per Farindola perché è partito dal nulla per realizzare un paradiso e ha lottato veramente contro tutti, a volte anche contro le istituzioni, contro la provincia, per avere la pretesa di una strada pulita e la pretesa di una viabilità adeguata a quello che lui stava realizzando. Ed è partito dal lontano 2009 realizzando questa struttura e nel tempo è riuscito a farla conoscere per bellezza e qualità. La situazione a Farindola logicamente resta critica. Come sta andando avanti la situazione e che cosa sta facendo il Comune? La situazione resta critica per le numerose frane che stanno avvenendo in questi giorni. Abbiamo l'SP10 interrotta prima del centro storico e che crea notevolissimo disagio. Altre situazioni di pericolo che saranno approfondite nei prossimi giorni. Lentamente sta rientrando la dorsale elettrica.
elettrica con la sostituzione dei gruppi elettrogeni e il ritorno da linea. E per quanto riguarda la situazione frana, coinvolge in maniera drastica anche la rete idrica e quindi con dei servizi specie per la vallata. Parliamo ancora delle conseguenze della vasta ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, perché il dissesto idrogeologico sta facendo crollare definitivamente la collina di Contrada Mezzanotte a Teramo, una frana che sta creando diversi problemi. I residenti, dopo anni di inutili segnalazioni al comune, hanno deciso di denunciare il disastro alla Procura della Repubblica di Teramo. Vediamo il servizio di Tania Bornici Castelli. Una fine annunciata ormai da 10 anni. La collina di Contrada Mezzanotte, a pochissimi chilometri dal centro di Teramo, sta crollando definitivamente, portando con sé terra, pali della luce e strade comunali, a breve anche abitazioni. Un vero disastro, previsto però dai residenti che da oltre un decennio continuano a segnalare al comune di Teramo perdite d'acqua copiose che allagano e distruggono le coltivazioni, oltre ad una atavica mancanza di manutenzione dei fossi che provoca il dissesto della rete viaria. Nulla di strutturale è stato mai fatto in questi anni per evitare lo smottamento imponente di oggi, nonostante il pericolo fosse dietro l'angolo. E così i cittadini di Mezzanotte hanno deciso di sporgere denuncia per disastro colposo alla Procura della Repubblica di Teramo. Noi, oltre che a denunciare, a scrivere a questi signori che non si degnano nemmeno di rispondere, non a venire a vedere che succede, ma manco rispondono. I signori sono il Comune di Teramo. Comune di Teramo, la Regione, la Provincia, il Prefetto. Io ho scritto a tutti quanti. Qual è l'origine di questa frana? L'origine di questa frana è l'abbandono totale del territorio. Guardi un po', questa è una strada comunale, in che condizioni doveva finire l'acqua? È inutile che poi giù sotto scavano giornate intere con la ruspa. Il problema va risolto a monte, all'origine. Ho detto che mandassero un geologo a vedere perché qui ci sta sempre l'acqua. Qua è una zona piena d'acqua, per quale motivo? Alla fine avete scritto alla Procura della Repubblica. Sì, ieri mattina, sperando, non sapendo più a chi rivolgersi, che qualcuno viene a darci la mano, perché io non so se oggi posso rientrare a casa. Lei è anche una persona anziana a casa. Sì, mia madre, 95 anni. Che non può ricevere le giuste cure. Che stamattina l'infermiere dell'ADI non ha potuto, perché la strada purtroppo non gli consente di... O dovevo scendere col trattore a prenderla, ma la medico io, 40 anni di infermiere, la faccio io volontario. Hanno bisogno di tanta breccia i residenti di Contrada Mezzanotte di Teramo per poter uscire dalle proprie abitazioni e chiedono aiuto alla Protezione Civile. E noi restiamo a Teramo per parlare però di cronaca, perché questa mattina sulla ferrovia nei pressi dell'entrata del cimitero Cartecchio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Si tratta di Mauro Fraticelli, teramano, 55 anni, dipendente di banca. Si indaga sulle cause che hanno portato al decesso dell'uomo. Sono appunto in corso le operazioni proprio per cercare di capire quello che è accaduto questa mattina. Vediamo il servizio di Tania Bornici Castelli. L'allarme è scattato questa mattina alle 9, quando un'anziana signora, entrando al cimitero Cartecchio di Teramo, ha notato un cadavere lungo la linea ferroviaria. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile di Teramo e insieme al medico legale hanno constatato il decesso dell'uomo. Si tratta di Mauro Fraticelli, teramano, 55 anni, sposato e dipendente di banca. Sarebbe arrivato sul luogo con la propria autovettura regolarmente parcheggiata. Il corpo non presentava lesioni da investimento e nessuna segnalazione del genere è stata fatta dalle Ferrovie dello Stato. Si ipotizza che il treno l'abbia potuto solo sfiorare. Intanto si pensa ad un suicidio, ma si potrebbe trattare anche di una distrazione fatale. E ora parliamo di infrastrutture, perché grazie all'approvazione del decreto Sblocca Italia è stata sottoscritta la convenzione fra Regione, ERSI, Ente Regionale Servizio Idrico Integrato e ACA, per dare il via al progetto di adeguamento e ottimizzazione del depuratore di Pescara, che sarà finanziato per un importo di 8 milioni e mezzo di euro. L'atto di concessione tra i tre enti è stato approvato ieri dal CDA dell'ACA, che ha già espletato la gara d'appalto e sarà in grado di perfezionare il contratto con l'associazione temporanea
temporanea di imprese a cui sono stati aggiudicati i lavori entro la metà del mese di febbraio. Si tratta di un importante e decisivo passo in avanti per il miglioramento del sistema depurativo e della qualità delle acque di balneazione in vista della stagione balneare. I lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, che potrà così ricevere un carico maggiore di reflui anche in presenza di piogge consistenti, saranno avviati entro la fine del mese una volta definiti gli aspetti contrattuali e sono divisi in tre tronconi: il primo per la realizzazione di una nuova linea di trattamento biologico, il secondo per la realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento dei reflui, il terzo per lavori di riqualificazione ambientale. Il potenziamento del depuratore finanziato con lo Sblocca Italia costituisce il tassello fondamentale per migliorare l'efficienza tecnica dell'impianto e per garantire lo stato di salute delle acque del fiume e del mare. Degli 8 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento e l'ottimizzazione del depuratore, circa 3 milioni e mezzo saranno impegnati per la realizzazione di opere civili, 2 milioni per le opere meccaniche, 620 mila euro per le opere elettriche e 1 milione 357 mila euro per le opere di riqualificazione ambientale. E parliamo ancora di infrastrutture, perché il Ministero dello Sviluppo Economico sospenda la procedura per la costruzione del metanodotto Larino-Chieti. Dobbiamo mettere in sicurezza il territorio. L'appello arriva dal Movimento 5 Stelle. La società Gasdotti Italia S.p.A., fanno sapere il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca ed il consigliere regionale d'Abruzzo Sara Marcozzi, ha chiesto al Ministero l'autorizzazione a costruzione ed esercizio, comprese opere accessorie, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio con dichiarazione di pubblica utilità. Il tracciato, già contestato dal Movimento 5 Stelle in passato, si snoda per 111 chilometri, di cui 25 in Molise e 86 in Abruzzo, nelle province di Campobasso, Pescara e Chieti. L'opera è assoggettata a procedura di valutazione ambientale. Restiamo sgomenti, dicono i pentastellati, nell'apprendere del parere positivo rilasciato dalla Regione Abruzzo. Il MISE dovrebbe bloccare, dicono, l'iter almeno fino a nuovi approfondimenti sui rischi idrogeologici e sismici del territorio. E ora cambiamo pagina, ci spostiamo all'Aquila. Polemiche per il ridimensionamento della sede ANAS dopo la riorganizzazione a livello nazionale, che penalizzerebbe proprio il capoluogo di regione. Proprio a tal proposito alza la voce il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che ascoltiamo al microfono di Filippo Tronca. Io so che forse noi pagheremo il prezzo più alto, perché sulla nostra aspettativa. Allora, cominciamo con i segnali veri, se è vero che il governo Gentiloni, i ministri, tutti quanti credono tanto in noi. Questo coordinamento della sede ANAS portate all'Aquila. Ci abbiamo una sede più moderna dell'ANAS in Italia, appena rifatta, bellissima, e portatela qua. Così un furibondo Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, che considera uno schiaffo ed anzi una pugnalata alle spalle la riorganizzazione nazionale dei compartimenti ANAS, che in un'ottica di razionalizzazione generale su tutto il territorio nazionale ha accorpato l'Abruzzo alla macroarea Abruzzo-Molise-Puglia, la cui direzione è a Bari. Il che significa anche ridimensionare la nuova sede aquilana della direzione regionale ANAS, edificio all'avanguardia realizzato nel post remoto al posto di quello sbriciolato dal sisma in via 20 settembre. Noi diventiamo molta periferia dell'impero, in particolare l'Abruzzo interno. Abruzzo interno ed Abruzzo, che con questi accorpamenti che si sono fatti dell'Enel, di Terna, la scarsa attenzione di Telecom e di altre società, in questo momento è stata abbandonata a se stessa, al punto tale che noi abbiamo avuto la vergogna di più di una settimana di gente senza corrente. Noi abbiamo una vergogna, c'è proprio un abbandono in questo pezzo del territorio, che io chiedo scusa, vidi anche per i ritardi con i quali arrivarono le truppe, ma parlo anche delle figure importanti dello Stato, da Matrice. Parliamo ora di sanità, perché il comitato che sostiene i punti nascita di alcuni ospedali abruzzesi chiede lo stop alla chiusura degli stessi in considerazione dell'emergenza post sisma e post maltempo. Un provvedimento ad hoc si chiede, così come quello presentato per evitare e sospendere la chiusura dei tribunali periferici. Noi abbiamo incontrato molti consiglieri ai quali, dopo la chiusura del commissariamento sanità, è tornata l'azione politica e decisionale. Chiediamo noi che il piano sanitario
che taglia l'H24 sul pronto soccorso, che ha chiuso i punti nascita e ha provocato una deflagrazione pesante sul sistema sanitario, venga sospeso come atto di rispetto e di inserimento del settore di sanità nella legislazione emergenziale. L'Abruzzo attende risposte attraverso la giustizia, così è accaduto sui tribunali minori la sospensiva, e attende risposte soprattutto la città che in questo momento viene colpita. Noi abbiamo avuto come firmatari della situazione Tagliacozzo, Guardia Grele, Ortona e anche altri come Atri, e questi cinque punti di primo intervento, in particolare Tagliacozzo, Pescina, Guardia Grele, Gissi e Casoli, subiscono a giudizio del piano una chiusura. Però il Tribunale di Pescara, il TAR, sezione staccata Pescara, ha già concesso la riapertura di Gissi. Quindi il piano del Presidente, che in questo momento viene impugnato da Tagliacozzo attraverso il TAR Abruzzo, da Guardia Grele e Ortona attraverso il ricorso al Capo dello Stato, dimostra che la gente dice no, soprattutto adesso in fase emergenziale, dove veramente per gli ultimi, per i più poveri, è necessario. E noi ora parliamo di scuola e torniamo all'Aquila, perché gli studenti del liceo Cotugno non torneranno in aula a pettino, ma faranno i doppi turni presso l'Istituto Tecnico. Giorgio Alessandri. Il controordine è arrivato nella serata di ieri. Gli alunni del liceo Cotugno non torneranno oggi in aula come previsto dopo la chiusura dello stabile di via Da Vinci per i controlli statici che si sono svolti per una decina di giorni sui vari corpi dell'edificio. Ad annunciarlo sono stati il sindaco del capoluogo Massimo Cialente ed il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, in relazione allo stato in cui versa l'edificio e alle polemiche innescate in seguito al terremoto del 18 gennaio scorso. Da domani dunque le lezioni riprenderanno, ma in doppi turni, a partire dalle 14.30 presso la sede dell'ITIS nella zona di Acquasanta. Non si sa ancora per quanto tempo i 1200 studenti e studentesse del liceo saranno costretti a frequentare la scuola nelle ore pomeridiane, ma a quanto si apprende la situazione non durerà meno di qualche settimana. La decisione è scaturita perché è necessario analizzare e approfondire i rilievi statici effettuati nei giorni scorsi in seguito alle verifiche di prova statiche volte a certificare la vulnerabilità dell'edificio a pettino. Le prove del Cotugno sono andate bene, ha evidenziato Cialente, ma bisogna approfondire i dati raccolti e farli esaminare da tecnici specializzati in base a protocolli standardizzati. Contemporaneamente non possiamo far perdere altri giorni di scuola ai ragazzi, perciò andranno all'ITIS, un edificio sicuro. Le lezioni andranno avanti fino alle ore 19.30 e verranno garantite delle corsette bus dedicate. E noi apriamo la pagina dello sport, del calcio, partendo dal Pescara, perché mentre continuano le indagini della Digos, della questura pescarese, per far luce sull'attentato incendiario di due notti fa nei pressi del cortile dell'abitazione del presidente Daniele Sebastiani, la squadra cerca di concentrarsi e mantenere alta proprio la concentrazione in vista della prossima gara di campionato. Ricordiamo che i biancazzurri giocheranno domenica prossima in casa del Torino. E per quanto riguarda i recuperi che il tecnico Oddo conta di poter avere in vista della gara con il Granata, potrebbero rientrare e tornare a disposizione, almeno per la panchina, il grande ex di questa gara, ovvero Cesare Bovo, che non ha ancora esordito con la maglia biancazzurra, e l'attaccante francese Beybeck, ma ripetiamo, i due giocatori potrebbero al massimo andare in panchina e non scendere in campo dal primo minuto. Per quanto riguarda la formazione granata, non ci sarà Baselli, che è squalificato, assente anche Rossettini, che è infortunato. Vediamo il servizio. Al lavoro in silenzio, cercando di recuperare un pizzico di serenità dopo gli ultimi accadimenti. In casa biancazzurra il clima non è certamente dei migliori e probabilmente bene ha fatto questa volta la società ad isolare la squadra nell'eremo del Poggio degli Ulivi per far ritrovare anche quella vis pugnandi necessaria a chiudere la stagione in un certo modo.
Domenica prossima in casa del Torino si presenterà un Pescara ancora incerottato, due i dubbi in particolare che assillano il tecnico Massimo Oddo. Il riferimento è a Cesare Bovo, il grande ex, che potrebbe essere anche convocato per la panchina, e Beibec, che dopo il forfè di domenica scorsa per un affaticamento muscolare dovrebbe essere convocato, ma non sicuramente scendere in campo almeno dal primo minuto. Nulla da fare invece per Campagnaro, Gilardino e probabilmente anche Vitturini. Dopo la brutta prova offerta con la Lazio, il trainer adriatico cambierà ancora l'11 da far scendere in campo. Non è da escludere anche un ritorno al modulo 3-5-2, ma al di là dei numeri e degli uomini conterà soprattutto la voglia di dimostrare di essere ancora vivi, nonostante una classifica disperata ed un ambiente depresso. Nel Torino Mihajlovic potrà contare sul ritorno in gruppo di Avelar e Molinaro. Fuori Rossettini infortunato e Baselli squalificato. La società granata ha messo in vendita biglietti a prezzi ridotti per agevolare una maggiore presenza di tifosi allo stadio olimpico Grande Torino. Poche decine invece i supporters biancazzurri che seguiranno la squadra in terra piemontese. Dalla Serie A passiamo alla Lega Pro per parlare del Teramo, che è stato eliminato dalla Coppa Italia. Biancorossi battuti in casa dall'Ancona dopo i calci di rigore, ma in casa teramana ovviamente il pensiero è rivolto alla gara di campionato, al posticipo di lunedì prossimo che si giocherà a Fano con inizio fissato per le ore 18:30. Ma andiamo a rivivere le emozioni della gara giocata con i marchigiani nel servizio di Jacopo Forcella e andiamo ad ascoltare poi anche le interviste del 91esimo. La Coppa Italia per il Teramo rimane un miraggio. Ad andare in semifinale contro la vincente dello scontro Matera-Taranto e l'Ancona, a cui servono i calci di rigore per passare il turno e gli errori dal dischetto di Amadio e Ilari. E dire che nel complesso, nel freddo pomeriggio del Bonolis, si è visto un mondiavolo. Narciso deve darsi da fare per evitare che il colpo di testa di Imparato non si trasformi in una beffarda autorete. Ma piano piano il Teramo perde le misure e l'Ancona è brava ad approfittarne, soprattutto nelle ripartenze, e quella al 28esimo è davvero micidiale. Costruita sull'asse Paolucci Fredieri e l'ex aquilano ad involarsi verso la porta del Teramo e a scaricare il pallone del vantaggio dorico con la leggera complicità di Narciso. La squadra di Brini, trovata il vantaggio, potrebbe calare il bis mortifero, ma Gelonese manca la porta sotto misura dopo una corta respinta della difesa di casa. Nell'intervallo entra Ilari per Petrella, il diavolo ne trae maggior beneficio, soprattutto perché cambia e si mette 4-3-1-2. Proprio l'ex Sant'Arcangelo è pericoloso in apertura di tempo con la girata a Mancina che manca la porta, ma dopo 3 minuti sale in cattedra Marco Sansovini. La sventagliata di Sales pesca l'attaccante che mette giù di destro e col sinistro fulmina Anacoura per la rete della parità teramana. Paroni di casa che giocano meglio degli avversari. Zauli inserisce Baccolo per uno spento Carraro, ma è ancora Ilari a farsi vedere in area avversaria con una mano galeotta che costa al centrocampista il cartellino giallo. È sempre Sansovini però a deliziare il poco infreddolito pubblico del Bonolis con una replica quasi perfetta della rete siglata qualche minuto prima. Stavolta il lob bacia l'incrocio dei pali e diventa assist perfetto per Tempesti, affrontato in maniera dubbia da Ricci. Brini toglie Zampa e Frediani per Aghiei e Mancini, ma è sempre il Teramo a premere sull'acceleratore con Ilari, tiro potente ma centrale, e Tempesti che non arriva sul traversone deviato di Imparato. L'ultima occasione per evitare i supplementari al 95esimo c'è la Baccolo, murato dalla difesa dorica e quando è già in posizione di sparo. Nessuna emozione nell'appendice dei supplementari, squadre stanche che non si danno l'anima per cercare il gol che consegnerebbe il lascio passare per il penultimo atto. E così la lotteria dei rigori premia l'Ancona, che è infallibile dal dischetto. A segno Bariti, Mancini, Aghiei col brivido e Momentè, mentre il diavolo, dopo i centri di Caidi e di Paolo Antonio, sbaglia con Amadio, parato, e Ilari, pallone alto. In semifinale dunque va l'Ancona, mentre per il Teramo rimane il campionato. E lunedì sera c'è la gara da non fallire contro il Fano. Mister, la fortuna non sorride al Teramo anche quando meriterebbe di vincere, si può dire? Sì, come domenica scorsa, perché tra le due squadre avrebbe secondo me meritato di più il Teramo, oggi senza nessun dubbio, e quindi dispiace da morire, ma dispiace per i ragazzi, perché entrano nei spogliatoi sempre con la testa bassa, anche quando non lo meriterebbero, e quindi la vittoria di oggi, oltre a coltivare un piccolo sogno, perché insomma quest'anno la Coppa Italia ha un valore importante, uscire in maniera immeritata in un momento dove la squadra assolutamente vuole andare a ottenere i 3 punti importantissimi, perché questa squadra ha qualità e gli servirebbe veramente un sorriso dopo le partite per quello che fa. Mister, immagino che un passaggio del turno in Coppa Italia, soprattutto quando si tratta di semifinale, faccia sempre piacere.
Sì, ci tenevano i ragazzi e credo che l'abbiano anche dimostrato per l'impegno che hanno messo. Sicuramente non era facile perché venivamo da una sconfitta sicuramente immeritata sul campo del Venezia. E oggi forse c'è stata anche un pochettino di voglia in più in questa competizione. D'altronde sei in semifinale, eravamo nei quarti sia noi che il Teramo, perciò era giusto provarci sia loro che noi. E non è andata meglio nel recupero del campionato di Serie D nel girone F al Pineto, che è stato sconfitto per 3-0 sul campo dell'Olimpia Agnonese in una gara quasi a senso unico. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Dopo sei risultati utili consecutivi cade il Pineto. Cadagnone cede all'Olimpia per 3-0, complice la giornata no di tutta la squadra, ma in particolare del portiere Mazzocchetti, che vede cadere la sua imbattibilità dopo una serie di partite da assoluto protagonista. Amaulo cambia 4/11 della squadra vista con la Jesina, rinnovato l'attacco con Ganci e Cercelluti, dentro anche Proietti e Malocu, in panchina Cacciatore, Emili, Palumbo e Assogna. Nell'Agnonese l'ex leccese Rullo guida la difesa, Margarita l'attacco affiancato da Guida. La compagine molisana subito pige sull'acceleratore, è ricamato prima e Margherita poi da calcio piazzato saggiano i riflessi di Mazzocchetti, che in entrambi i casi si salva in corner. Al quarto d'ora si fa vedere il Pineto con Cercelluti, che conclude alto dopo aver rubato palla a Rullo. Al 20° il risultato si sblocca, Mazzocchetti non trattiene il tiro di Dilollo e poi va al contrasto con Margherita. Per il direttore di gara c'è il fallo dell'estremo pinetese e dunque calcio di rigore che lo stesso Margherita trasforma, fermando a 578 minuti l'imbattibilità dello stesso Mazzocchetti, che continua ad avere ancora problemi nelle prese. E addirittura al 36° la giornata del portiere si fa nerissima quando col pugno devia nella prima porta il corner di Guerra per il 2-0. A questo punto il Pineto ha un doppio sussulto, prima col colpo di testa di Pisani, quindi con il contropiede di Ganci dopo uno svarione di Rullo, ma l'11 Adriatico non riesce ad accorciare le distanze prima dell'intervallo. 2-0 dunque al riposo. Nei primi minuti della ripresa il tecnico Amaulo cambia l'attacco con l'inserimento di Cacciatore e Palumbo per Ganci ed Esposito, ma i padroni di casa controllano e sfiorano il tris con Margherita. Mazzocchetti dice no. La gara del Pineto si chiude in sostanza tra il 32° e il 34°. Palumbo spreca l'azione personale di Cercelluti, prima liscia e poi prende il palo, quindi Fiumara a terra Margherita e rimedia il secondo giallo. Pineto in 10 uomini è colpito per la terza volta da Guida nel finale, l'attaccante è lesto nel tap-in dopo la respinta di Mazzocchetti sul tiro cross di Page. L'Agnonese di Del Grosso torna a vincere al Civitelli a distanza di quasi 2 mesi. Per il Pineto la necessità di cancellare il pomeriggio molisano per cercare il riscatto domenica prossima sul campo della San Maurese. Una prestazione al di sotto delle aspettative, sapevamo che era una partita difficile perché Agnone è un campo difficilissimo, dovevamo avere un'altra interpretazione della gara, purtroppo non l'abbiamo avuta e quindi il risultato è forse un po' troppo pesante, perché noi un paio di situazioni clamorose le abbiamo avute anche per riaprire la partita sul 2-0 a tu per tu col portiere, e forse se avessimo segnato magari la partita poteva cambiare, oppure potevamo sperare fino alla fine, invece è stata una giornata no in tutti i sensi. Poi i ragazzi hanno fatto la differenza in campo con gli obiettivi che gli ho sempre detto, che la prima cosa è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e più ci possiamo divertire. L'Agnone quando vuole e scende in campo determinato può fare risultati con tutti, contro una grande squadra è vero. Il Pineto veniva da 6 partite senza aver preso gol, addirittura ha vinto fuori casa bene. Diciamo che mi aspettavo un Pineto pimpante, diciamo non all'arrembaggio perché conosco bene l'allenatore, però sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Poi dopo la prestazione vengono anche i gol. E noi restiamo in Serie D, parliamo dell'Aquila perché ci sono acque agitate in casa rossoblu. Questa mattina due comunicati diffusi dal tecnico Massimo Morgia e dall'amministratore delegato Ranellucci. Morgia dice che nel mese di luglio, nell'accettare l'incarico di allenatore dell'Aquila, si legge nel comunicato, aveva chiesto come primaria e fondamentale condizione la possibilità di poter giocare ed allenare la squadra nel nuovo impianto Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia. Inoltre chiesi di
dice ancora Morgia, che i rimborsi fossero pagati con puntualità e precisione. La gestione delle normali e comuni difficoltà, a giudizio di chi scrive, deve essere gestita con chiarezza e trasparenza e soprattutto con unità di intenti, visto che le aspettative della dirigenza, dell'intera piazza e miei personali sono notevolmente cresciute, esorto tutte le componenti a non tralasciare i più piccoli particolari, né formali e soprattutto sostanziali, perché il fare o perdere anche un solo punto potrebbe fare la differenza. Ricordo che i punti non li fanno solo i giocatori e i tecnici, ma ognuno nel suo ruolo specifico. L'aspetto che comunque incide maggiormente è la capacità di mantenere serenità e entusiasmo nell'intero ambiente, cosa che purtroppo per scarsa sensibilità di qualcuno troppe volte è venuta meno. Questi, scrive in una nota l'allenatore Massimo Morgia, sono alcuni stralci della mia relazione presentata il 28 dicembre alla società. Sono questi gli argomenti che mi hanno portato più volte in contrasto con i responsabili di quell'area che gestisce la parte finanziaria, nonché quella logistica ed organizzativa nella programmazione, cioè di trasferte, materiali e attrezzature per l'allenamento, area di competenza dell'amministratore unico Angelo Antonio Ranucci e del direttore generale Fabio Aureli. Martedì perciò il diverbio alquanto acceso con l'amministratore Ranucci, spiega l'allenatore, verteva non su questioni tecniche o personali, ma su fatti su cui già ampiamente discusso in precedenza. Per queste ragioni, dopo il diverbio, ha detto ancora Morgia, ho comunicato al presidente Corrado Chiodi la volontà di dimettermi dall'incarico assieme ai miei collaboratori. Detto questo e dopo un colloquio con il presidente Chiodi, fa sapere Morgia, abbiamo deciso però di continuare il nostro progetto innanzitutto per senso di responsabilità nei confronti di una città che mi ha accolto e sempre sostenuto, della famiglia Chiodi che mi ha sempre supportato e dei calciatori e di tutti i collaboratori. Non si è fatta attendere la risposta dell'amministratore unico Ranucci, sono tornato all'Aquila, dice con molto entusiasmo, lasciando l'altro e poco elegantemente incontro dell'altra mattina. Forse inconsciamente ha avuto coraggio, ha assunto la carica di amministratore unico ed ho affrontato ogni giorno difficoltà economiche indicibili. Ora, dopo quasi 2 anni, grazie ad una proprietà seria, disponibile e responsabile, si può orgogliosamente affermare che l'Aquila Calcio non è più una vettura fuori controllo che sbanda paurosamente, bensì un sodalizio che si è dato una struttura. Non mi occupo di questioni tecniche, ma una grande passione per la squadra che seguo ogni domenica. Non so cosa darei per vincere questo campionato, oltre che per rispetto al corposissimo e quasi insostenibile investimento affrontato, anche perché sono certo che la Lega Pro faciliterebbe l'opera di risanamento per la quale spesso sono stato anche costretto a mostrare i muscoli. A mio avviso, ha concluso Ranucci, se vogliamo veramente risanare l'Aquila Calcio e se a questa vogliamo veramente tutti bene, i sacrifici deve farli ognuno di noi. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la prima edizione del TG6. Vi ricordo come sempre i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, le prossime edizioni del telegiornale alle 19 e alle 23. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata.